Iari Grossi e a cui vado a dare il benvenuto. Benvenuto Iari. Grazie, grazie, grazie mille, grazie per l'invito. Cosa possono trovare all'interno del vostro Ducati Caffè? Ah, diciamo che il Ducati Caffè apre la mattina alle 8, dove cominciamo con le colazioni, per poi colazioni sia italiane che americane, perché siamo nel centro storico di Roma e quindi è importante rivolgersi anche ad una clientela turistica, chiaramente. Dopodiché arriviamo all'ora di pranzo, dove facciamo un ottimo pranzo, pasta fatta in casa, pane fatto in casa, pizza lievitata 48 ore. E per arrivare all'orario dell'aperitivo e della cena, dove anche lì barman bravi, non acrobatici ma bravi, che preparano ottimi aperitivi con un buffet d'aperitivo per poi proseguire sulla cena. Durante tutto l'arco della giornata è aperto anche lo shop in shop, quindi chiaramente lì puoi acquistare qualsiasi articolo della Ducati e trovi insomma varie tipologie, dalla più sportiva a quella un pochino più friendly, per chi chiaramente la Ducati la conosce un pochino più da lontano. In realtà ci rivolgiamo anche a persone che non sono solo amanti della Ducati, ma anche a semplici motociclisti. Qualche reazione che hanno avuto magari dei turisti che sono venuti per la prima volta e hanno visto anche per la prima volta un Ducati Caffè, cosa hanno detto? Beh, diciamo che ho visto scene molto 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 divertenti, dove qualcuno si è inchinato in genuflessione come se fosse davanti alla croce, quindi, perché c'è una moto appesa in verticale che rappresenta il simbolo un po' del Ducati Caffè, quindi i turisti che vengono dall'estero rimangono molto entusiasmati da questo, ma soprattutto perché in Italia Ducati è presente mentre all'estero no, quindi quando trovi qualcosa che rappresenta la tua passione o un tatuaggio della Ducati, persone di questo genere chiaramente si trovano davvero in a casa loro. Bellissimo. Allora, vogliamo dire anche esattamente dove si trova il Ducati Caffè e poi lasciare qualche contatto, insomma tutto ciò che può servire, per visto che anche ristorazione, abbiamo detto, essendo aperto dalla mattina presto fino alla notte alle 2. Certo. Possono trovare qualsiasi cosa, possono rimanere anche tutto il giorno con voi. Assolutamente. Allora, il Ducati Caffè si trova a Larga Argentina, quindi è vicinissimo a Piazza Venezia. Oggi da qualche anno ci passa anche il tram 8 davanti, quindi anche molto molto comodo da raggiungere. I riferimenti sono telefono 06 6889 1718 e l'email info@ducaticafferoma.com. Per arrivare a Facebook chiaramente Ducati Caffè Roma. Ah, benissimo. Quanto ti piace? Cioè, quanto sei contento della scelta che hai fatto il primo giorno, che hai detto perché no? Oh, quasi quasi apro un Ducati Caffè. Beh, diciamo che quando l'ho pensata era molto molto più piccola, poi un po' di tenacia, un po' di perseveranza e soprattutto quando ho condiviso questa idea con Ducati, a cui è piaciuta, è stata davvero un'emozione molto molto grande che ricordo benissimo. Beh, poi soprattutto per entrare in una moto in verticale, cioè vuol dire che insomma non è proprio piccolissimo adesso questo no, posto. No, sono 400 metri, 450 metri quadri, quindi comunque sia un bel locale a tutto tondo. Esatto, noi siamo contenti soprattutto di avervi selezionato, in modo che ci avete raccontato la storia del Ducati Caffè e quindi poi veniamo anche a trovare, anche voi ascoltatori, insomma andate a trovare Iari, che tu sei sempre lì all'interno del ormai è casa. Sì, ormai è casa, non ho fatto il letto ma insomma più o meno manca solo che ci dormo. A forma di moto magari, potrebbe essere un'idea. Visto che comunque sei lì tutto il giorno fino alla notte alle 2. E poi per chi però così non ti conosciuto, scuoleresti più da lì. Assolutamente. Per chi lo conosce, già c'è stato, comunque sia a fine agosto abbiamo fatto un piccolo restyling, quindi un motivo in più per venirci a trovare e venire a vedere la Sala Roma. Sala Roma? Sì, ho voluto creare uno sfondo dove si immortalava quella che è una passione, perché la passione per Ducati è anche la passione per la città eterna, quindi abbiamo creato uno sfondo che nel momento in cui si è seduto sembra di stare con gli scavi romani alle spalle. Che meraviglia, ci ha fatto venire voglia di venire da voi al Ducati Caffè. Vi aspettiamo.
Io intanto ti ringrazio per essere stato qui con me e aver raccontato poi ai nostri ascoltatori la storia del Ducati Caffè, e quindi veder crescere idee che sono belle e poi vengono anche appoggiate e apprezzate dai grandi, diciamo così. In questo caso sì, è il caso proprio di dirlo, quindi ci fa piacere, e quindi ti ringraziamo e ti incoraggiamo sempre, incoraggiamo a continuare, ma soprattutto in bocca al lupo per tutto, non si sa mai poi nella vita, no? Grazie davvero, grazie a tutti voi e grazie anche a tutti gli ascoltatori.